Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Finite le pesche, ma tanta roba, comprese le castagne. Maschi, adesso non le chiediamo dove va a fare la spesa lei. Ma vado sia all'Esselunga che alla Coop, dipende dalla vicinanza. Da tanto, l'ho sempre fatto. Anche perché poi, sai, io... Non ci sono per me padroni di destra e padroni di sinistra. No, ma adesso questo non c'entra. Per me i padroni sono padroni. Lei vede padroni dappertutto, però magari ci sono anche degli esatto. imprenditori che fanno bene il loro mestiere, quindi non è che sono padroni, sicuri, anzi. Sicuri. Però mi permetta di collegarmi un attimo, perché poi le spiego, cioè, mi ha colpito molto l'intervento del pensionato che dice ci vorrebbe... Allora, quando prima ho detto che c'è una subalternità, anzi dico un servilismo dei politici verso i padroni in Italia, voglio ricordare due cose. Uno, che la vicenda di Crevalcore è cominciata nel 2010, quando Marchionne, io faccio un piccolo citazione sul mio libro di dietro, decise di fare il ricatto per conto della famiglia Agnelli, Agnelli Elkan, dicendo o rinunciate al contratto nazionale oppure la fabbrica va via. Tutto il sistema politico italiano cedette. Noi eravamo alla fiore in fiomme. Sì, ma facciamo un passo in avanti al tema dell'inflazione. Ma mi ricollego a questo perché, vede, lei ha fatto vedere prima Berlinguer davanti ai cancelli della Fiat dell'80, c'ero ancora, e lì Berlinguer sostenne contro la famiglia Agnelli di allora. Io considero la famiglia Agnelli Elkan, soprattutto nell'ultima sua versione, una delle rovine di questo vabbè, paese. Vabbè, adesso ma, però Cremaschi non è che può... Sì. Ma uno no, vabbè, ma non è che può dire... No, non la metto troppo in difficoltà, mi scusi. Ma poi no, non mi mette in difficoltà, mi sembra una follia dire che considera una rovina, cioè, mi sembra un'analisi hanno politica. Fatto solo guai. Hanno anche la sede legale all'estero ormai, ma detto questo... Vabbè, ma quello non mica è contro la legge però, Cremaschi. Guardi, le dico una cosa, sì. Vabbè. No, ma non mi mette in difficoltà, però... È contro gli interessi del paese, però mi permetta però di chiudere. Allora... Berlinguer allora faceva parte di una classe politica che aveva la schiena dritta contro i padroni. Oggi andiamo un attimo negli Stati Uniti. Lei sa che io negli Stati Uniti non amo la politica internazionale. Ma andiamo al carrello della spesa. Ecco, allora Biden e Trump sono andati davanti la spesa Biden ai cancelli dei lavoratori in sciopero. E lo sa quali sono le richieste dei lavoratori americani in sciopero? Ci arriviamo. Le richieste dei lavoratori americani in sciopero per riempire il carrello della spesa sono 32 ore di lavoro pagate 40, ripristino della scala mobile, 1000 euro di aumenti al mese. Allora, o si aumentano davvero il potere d'acquisto delle persone che l'hanno perso centinaia di euro mensili di potere d'acquisto. Scordamaglia dice così facciamo fallire le aziende. Sul carrello della spesa. Un flash, Scordamaglia. Facciamo fallire le aziende in questo modo. L'unica cosa che Cremaschi ha ragione, bisogna aumentare il netto in busta paga. Il netto, non aumentare il costo del lavoro che è tra più alti in Europa. È il netto che è più basso tra tutti. Per cui bisogna agire sul cuneo fiscale e aumentare il potere d'acquisto. Rimettiamo la scala mobile, facciamo fallire tutti e continuiamo. Continuiamo per non produrre ricchezza. La scala mobile la stanno chiedendo negli Stati Uniti. Sì, evidentemente che sono passate dal tempo della storia. Però quello che dobbiamo capire è che in questo quadro l'inflazione, gli stipendi... Allora, ci sono dei dati di fatto. Inflazione, gli stipendi troppo bassi, a fine mese, a fine stipendio, avanza troppo mese, potremmo anche sintetizzare... Le è piaciuta questa? Copyright Parenzo. A fine stipendio, avanza troppo mese... Tutto questo il governo dice carrello della spesa, che è lì che adesso dona, e la COP ci dice. Il governo ha fatto diverse iniziative.